Supportami anche tu come creatore, basta andare nello shop in basso a destra e scrivere quinza-basso-yt tutto maiuscolo. Credo in voi! Ma chi minchia è che rompe i coglioni alle 5 di mattina? Sai, non capiresti. Ah, no, capisco come, è quello stronzo che c'è ovunque. Ma ti pareva strano che non venisse a rompere i coglioni pure Ok, primo. a me? Hai sputato sul microfono. Io non faccio l'amore. E meno male che non lo fai, no, perché io vorrei stare qua per i cazzi miei, no? Tranqui. Io fotto, senza pietà. Ah, io che pensavo di averla scampata, cazzo, mi sa che devo andare a rifugiarmi in Burundi. Ti chiamavano Pesciolino. Dipende molto da quanto mi piace. Allora, stai tranquillo che adesso cambio identità. Aspetta un attimo. Niente, sembra interessargli pure l'uomo nero, io non so più che fare. Aiuto! Per esempio, se me lo fai e mi piaci, minchia, ti prendo e ti sbatto al muro, ti do uno di quei baci che te lo ricordi per 5 generazioni, ma poi quelli sono dettagli. Potrei essere ignorante, ma credo di non aver capito. Tu vorresti sbatterti il muro e 5 generazioni. Ok? Io non faccio l'amore. Ancora una volta l'abbiamo capito, adesso verrà fuori con un'altra cazzo di trovata geniale, immagino. Io scopo. Forte. Non sto morendo, giuro. Ma fottiti, stronzo. Ma io devo ancora capire per quale cazzo di motivo tu mi segui. Io ho 42 anni meno di te e tu mi vieni addietro. Allora, ragazza più piccola, perché innanzitutto sarebbe pazzesco essere le sue prime volte, ovvero magari la sua prima dormita con un ragazzo, la sua prima maratona di Netflix con un ragazzo, e poi più è piccola, più la mia piccola me la cresco io. Ho capito, ma 42 anni di differenza mi sembrano un po' tanti, no? Non riesco a capirti, io giuro. Ah, no, 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 no. Ma io mi chiamo Gianluca, che cazzo stai dicendo? Se provi anche solo un'ultima volta ad alzare gli occhi al cielo, E che c'è in cielo? Non ho capito. sarò costretto a metterti in ginocchio su di me. Non ci credo. Stiamo ancora giocando? E sei tu che stai giocando con me? No, perché io sto scappando da tipo un quarto d'ora e mezzo o qualcosa del genere. Perché Perché cosa? Scusa. credo mi spetti un obbligo. A te non aspetta proprio un cazzo di niente. Primo, secondo, devi lasciarmi in pace. Tessa! Tessa! Gianluca, mi chiamo, 2 volte te l'ho detto e basta, cazzo. Questo lo so, lo capisco. Allora se l'hai capito perché cazzo mi hai chiamato Tessa, spiegamelo. No, cioè, capiscimi un po'. Ma cazzo, ci sono troppo dentro. E ti apro la porta, dai, vieni fuori, dai. Ma cazzo, ci sono troppo dentro. Ma cazzo, ci sei troppo fuori invece, perché cazzo t'ho aperto la porta e sei fuori adesso, quindi non rompere i coglioni, per favore, grazie. Salti tu, salto io. Ricordi? Questa mi pare una buona idea. Cazzo, no, ho sbagliato, mannaggia, 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 non è possibile! Puoi ridirla, per favore? Salti tu, salto io. Ricordi? E buono, stavolta salti solo tu, ah, stronzo. Salutami, la prossima volta. Che Ancora non ci credo. sei ancora qui? Te ne puoi andare, guarda. Che sei mio. Non ho capito cosa non credi di preciso, spiegami. Che sei mio. No. Io mi chiamo Giorgio, sono nero e non venire a rompere il cazzo, io sono tu al massimo, non tua. Spiegami un attimo sta cosa. Ma io non ho capito perché vuoi me, ma soprattutto, perché soprattutto ti credi di essere così strafigo? Sei una persona normale, a me piacciono le donne. Credo proprio preferirei essere nel 2004, perché io vi giuro, non so cosa vi danno da mangiare, ma voi di quelle annate siete proprio... Mi stai spaventando, devo chiamare uno psichiatra, aspetta un attimo. Io e te non potremmo mai essere soltanto amici. Finalmente l'ha capito, vattene fuori dai coglioni, sì cazzo, sì finalmente. E ho già parlato con George, si farà trovare sotto casa tua alle 7:30. Ma io non ho una casa, ma soprattutto chi cazzo è sto George? Chi ce l'ha più lungo? Eh beh. Sei qui per viziarmi per caso?